tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video dalla Taverna dello Svapo. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire una nuova box. Vai Birillo, esponicela. Allora, la box è la Mac Pro della Geek Vape. Andiamo ora a aprire la scatola di questa una bomba. Andiamo a aprire la scatolina atomica. Allora, è una box meccanica, un po' pesante. Come ci piace a noi. Ma però noi che siamo dei guerrieri, che ci portiamo in giro due box alla volta, questo qua e niente. Siamo disposti ancora, se inventeranno doppia, ce la prenderemo. Allora, andiamo a vedere subito dietro cosa dice. Allora, circuito system, cover plate, works with single and dual, quindi vuol dire che va anche in single batteria e in doppia batteria. Sì, si scaricano poi, prima però. Certo. Reverse battery protection, cioè se le metti girate non si blocca. Si blocca, c'è la protezione interna. Fire, button mechanical lock system, cioè il sistema per bloccare il tasto che ora poi andremo a vedere, faremo vedere. Anche se già il tasto è abbastanza ignorante. Perché è duro, ci devi dare un po' di forza. Poi dentro ha il suo libretto manuale con scritto che resistenze puoi fare sopra. Devi stare da 0 a 0,10 in su fino a 3. C'è scritto fino a 3, però non so. Cioè, noi stiamo sullo 0,10, 0,15. Poi magari anche da 0,30, provando, facendo una resistenza da 0,30, magari la tira. Si scaricherà prima la batteria, però magari ce la fa a dargli la spinta. Ci sta. E poi dentro c'è la bustina con i magneti di ricambio per gli sportellini doppi. Ce ne sono due lunghi e due piccolini, che ora andremo a vedere come sono posizionati sui sportellini che vanno a chiudere sia l'alloggio per le batterie sia l'alloggio estetico. Allora, andiamo a vedere come si presenta la box. Ora noi abbiamo già messo dentro le batterie, ma faremo vedere anche senza batterie. Da una parte c'è il falso alloggio, che non c'ha niente, praticamente solo l'estetica. Non so se uno cosa ci può mettere qua dentro, io penso niente, perché si va a castrare perfettamente dentro. È estetico, perché almeno quando li cambi si... C'è una bella forza ai magneti, una bella forza, guarda come se almeno li vuoi cambiare, la proprio va dentro all'interno perfetto, non sloggia, un peletto. Ora andiamo a aprire di qui e a vedere l'altro alloggio. C'è l'alloggio con fa vedere come cammina proprio il circuito. Le sei brugolette sono fatte perfette con la sua scatoletta che racchiude tutto e fa vedere proprio il tasto dove va a toccare, che schiaccia subito. Vuoi vedere proprio il meccanismo, come funziona. Ha l'aceto per le batterie. Ora noi abbiamo delle batterie del KeyDest che abbiamo preso al Vapitali, che sono da 40 A tutte e due. Il più in alto e il meno in basso. Tutte e due sono in parallelo, questa qua, perché è una meccanica. Ha i suoi i foretti di sfiato. Sì. Abbastanza, mi sembra che c'ha dei... va bene. Bello sfiato. Fai vedere il blocco tasto. C'ha il blocco tasto, c'ha un tastino che ti andando a spostare non si attiva il pulsante. Per quando lo metti in tasca così. Non si attiva lo stesso, perché non penso che c'ha una forza di 2G. Potentissima. Ci vuole proprio una spinta forte per farla attivare. Sì, infatti, poi è difficile. Poi faremo vedere ora che ci sono anche, non ci hanno dato delle sleeve di ricambio. Che sono stupende queste sleeve. Sì, davvero belle. Sono magari da stare in casa. Sì, quando la tratti bene, diciamo. Ok, da scrivania. Con le piattine di ricambio e sono un violoncello. Molto bello, carino, lucido.
liscia, invece qua c'ha sportellini che sono di con questo filtro carbonio. Con questo qua è più ignorante, diciamo. Sì, è un po' più aggressiva, sì. A me piace molto la sua. Ora andremo a provare il liquido che abbiamo recensito ieri sera, un di 77 di Danielino con il Perles col Chubby. Abbiamo messo il Chubby sopra il Perles per vedere che spinta avrà questo Perles sopra al kit qui, al Mac Pro della Greek Rape. Tutte e due prodotti della Greek Rape. Allora vai Gabri, Alpine, non abbiamo visto com'è il pin dentro la box. Dovrebbe essere fluttuante. Per forza. Sì, è fluttuante il pin. Un bel pin e anche un bella. Una bella vasca, diciamo. Una bella vaschetta con diciamo una brugolita piccolina. Probabilmente per smontarla. Per darci la pulizia se ci va del liquido dentro. Sì. Poi la pulisci bene, con l'alcol ben attivato. Cioè, sembrerebbe fatta bene questa volta. Fatta bene. Allora, lo chiudiamo. Andiamo a drippare con il liquido di Danielino. E andremo a fare la prova di svapo. E vedere come spinge questa box. Se veramente così ignorante come dico. Sembra abbastanza ignorante. Sì, ecco, mi sembra abbastanza ignorante davvero. C'ha un gusto, ti lascia un gusto buonissimo. Ora sì, magari lo vedremo un po' perché abbiamo fatto delle resistenze da 0-10. Sì, siamo arrivati a 10. Come ci piace a noi. Sì. Noi dobbiamo provare le cose al massimo, se no. Da 0-10 perché almeno sfrutta bene la batteria. Certo. Deve essere attiva abbastanza subito, velocemente. Allora andiamo, vado a fare la prova di svapo. Tira come una dannata. C'ha una spinta micidiale. Tanta roba. C'ha una, per essere una box meccanica. Un parallelo, a parte l'elevato peso, 360 grammi. Vabbè. È un mattoncino, un San Pietrino che è portato in giro. Però c'ha, fa il suo dovere. C'ha la spinta atomica col Perles sempre della compiuta vincente. Secondo me è meglio che con Medusa. Sì, sì. Perché c'è il kit. E al Medusa sopra, invece col Pers è un po' più aggressivo. Con questo Chubby qua ci sta bene. Il suo Chubby perfetto. Che voto ci diamo questa box? Io ci do 8.5-9. Sì, 8.5-9. Mi piace, c'è una bella spinta. È fatta bene, semplice. Semplice, c'è anche la spinta qua sopra, il Greek Whip. Bella. Una bella box. Sì. Una bella box. L'ho acquistata al negozio dove ci serviamo, da Svapo Caffè, punto di riferimento proprio, dove se volete andare a trovarlo a Spezia, davanti all'entrata del parco della Mugarina e a Molliciara, troverete qualsiasi risposta a qualsiasi domanda, se avete un problema con qualsiasi tipo di box. Mi raccomando, andate a vedere anche sul sito, c'è anche il sito dove vende liquidi via internet, Svapo Caffè. Allora, noi vi lasciamo così, con domani sera ci sarà il prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci fa un piacere sempre trovare nuovi iscritti, certo. È il gruppo ora è piccolino, sono 50 persone, speriamo di crescere. Piano se piano. Vi piacciono i nostri video, noi continueremo. Se c'è qualcosa che non va, scrivete un vostro commento. Siamo agli inizi, noi che facciamo queste cose, non siamo come Sapio, Svapo o altre persone, però ci piace fare queste cose per dare anche un po' di chiarezza alle persone che a prima mano iniziano a svappare e vogliono provare, che possono fare anche degli errori. Possono fare anche degli errori, anche noi li abbiamo fatti tante volte. Piano piano stiamo cominciando a migliorare. Allora, vi ringrazio tutti, qua da Birillo e Gabriele, un bacio, ciao.